Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas. Le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album Due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Centro residenziale anziani Veteres. Attività di animazione, psicologa, pet therapy, fisioterapia di gruppo, assistenza medica specialistica geriatrica. Centro residenziale anziani Veteres. In via Trovato 34, San Giovanni la Punta, e in via Padre Recupero 16, Pedara, Catania. Telefono 095 741 5076 e 366 95 48 717. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down. Sapori, scrittori, spaghetti a Detroit. Fu proprio grazie alla devozione di mia nonna che il 5 febbraio di ogni anno la famiglia Badalamenti si riuniva per celebrare l'onomastico delle sue Agata con un pranzo in grande stile che si concludeva con i dolci votivi, le minne di Sant'Agata per l'appunto, fatti a mano da lei personalmente per grazia ricevuta o da ricevere. La nonna, di cui porto il nome, aveva stabilito che io l'aiutassi in cucina nella delicata preparazione dei dolcetti e mi disegnò custode ufficiale della ricetta e sua unica erede. La nonna, femminista a modo suo, volle lasciare a me il bene di famiglia più prezioso, la ricetta delle minne di Sant'Agata. Benvenuti a tutti i nostri amici ascoltatori in Sapori, Scrittori e Spaghetti a Detroit. Un benvenuto da Valeria Contadino. Abbiamo appena letto un passo del libro di Giuseppina Torregrossa, Il conto delle minne, per una puntata dedicata alla tradizione e in particolare all'amore per la tradizione. Lo facciamo oggi con un'azienda speciale, un'azienda nel campo del dolciume e che è in dolci di nonna Vincenza. E lo facciamo oggi nelle persone di Paolo Pistone, amministratore unico dell'azienda, e Alessandro Pistone, il fratello, nella qualità di direttore di produzione. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti. Buongiorno Valeria. Buongiorno, parliamo immediatamente di questa azienda meravigliosa, della tradizione, dell'amore che ha per la tradizione, i dolci di nonna Vincenza. Partiamo subito, Paolo, ci vuoi raccontare la storia, la nascita della vostra azienda, che parte proprio come azienda comunque di famiglia, legata alla tradizione. Raccontaci un po' la storia. Allora, ascoltando le parole che hai recitato, veramente mi sono ricordato quando mia mamma questi dolcetti li faceva a casa e noi ci svegliavamo la mattina con quegli odori speciali che ci inebriavano veramente in maniera speciale.
E niente, la nostra storia è una storia molto, molto bella, come tantissime storie siciliane e italiane, che inizia per passione, per gioco e poi diventa un business. Ed è legata alla famiglia. È legata soprattutto alla famiglia, infatti l'attività l'abbiamo iniziata tutta la famiglia. E poi man mano che insomma si è andato avanti, ognuno aveva i propri impegni, il proprio lavoro, e quindi non ha potuto stare insieme. Comunque idealmente siamo tutti insieme, però esatto. Naturalmente siamo solo tre adesso, tre fratelli che ci dedichiamo a tempo pieno all'azienda. Ecco, siete legati tutti quanti? Sì, ma siamo legati tutti quanti diciamo dall'amore per questa azienda, dall'amore per le tradizioni, e poi c'è mia mamma che ci lega, grazie a Dio, tutt'oggi tutti insieme. Allora, vogliamo scoprire chi è nonna Vincenza? Allora, nonna Vincenza è una nonnina molto carina, molto deliziosa, che fa i dolci in maniera molto ma molto speciale. La sua storia inizia in un paesino dell'entroterra siciliano, a Gira, che sembra un paesino proprio direttamente uscito dal presepe. Dal presepe, è vero. Quando ci sono tutte le luci accese è fantastico. Bellissimo. E ad Agira ci sono. Agira è famosa per tante tante cose, però i dolci sono quelli che la rappresentano in maniera, diciamo, nazionale e quasi mondiale. E sono le cassatelle, le fasciatelle, i buccellati, gli amaretti, nocatole. E tutte queste cose sono dolci tipici. E mia mamma da piccolina andava dalla sua zia Provvidenza, e una suora laica, che era la dolciera del paese. Quindi sempre là siamo legati al territorio. Sì, a Gira. Sì, sempre da Gira, cresce con questa passione, sono molto bravi, quindi fanno molti matrimoni. Addirittura chi doveva sposare doveva pensarci in tempo a prenotare i dolci dalla nonna, ecco, Provvidenza, dalla zia Provvidenza, perché erano tutti fatti rigorosamente a mano con una procedura, col macinino, tutto con una procedura molto, tra molto, esatto, mi sembra che le cassatelle classica di Agira abbiano comunque una procedura anche abbastanza lenta. Sì. Diciamo che il segreto della buona riuscita delle cassatelle di Agira è la procedura, cioè non tanto gli ingredienti ma come vengono messi i passi, che esatto, devono essere i passi, esatto, e questo è molto importante. E a proposito di passi, a pochi passi da Agira c'è un altro paese, una cittadina più grande in realtà, che è Enna, ed è il paese d'origine di una cantautrice siciliana che anche lei attraverso la musica esprime il suo amore per la tradizione, il canto popolare, che è Francesca Incudine. Buongiorno Francesca. Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Francesca, io ho ascoltato il tuo ultimo lavoro, la tua ultima fatica musicale, ed è un CD straordinario, davvero che tocca il cuore. Tra l'altro Francesca ha avuto numerosi riconoscimenti, un importante quest'anno nel 2013, ha avuto ben 4 premi, quattro riconoscimenti all'interno del premio Parodi 2013. Sì, alla sesta edizione del premio per la World Music dedicato alla memoria di Andrea Parodi. Esatto. È stata veramente una bellissima soddisfazione. Infatti questo è un premio importante, sì, riconosciuto anche a livello nazionale. Allora immediatamente andiamo ad ascoltare un brano di Francesca Incudine che si intitola Luna. Con gli occhi di steggia a tagliare lo tuo amore ammucciato, luna cadde sì, lo so caluri, non ti scantari e lassi da bruciare. Senza mai sciatari, papili notti insonni, pinzano lo tuo amore, con te le tuoi silenzi di lo giorno l'oscurare, agghiorna lo soli e stringi le tue brazza, ne tuo mano chianto antico di lamanti, come un mare in terra ti mi vessi in neva, lo più zinta lo scuro senza pace di neva. Unisiti, la tua voce chiama ancora, mentre sonna lo tuo amore, e cosa su sonna. Sonatia.
spanni la tua luce, ritocchio zì a cercare un po' i baci, come lo mare in terra ti mi vesti in neva, tu sull'anta lo cielo chi ne rossa ti neva, potessi con salto popolare in capa terra, spocchiare mi facissi, ai tra due mennassi, ti dogno le mie frazze, ti dogno le mie frazze, ti dogno le mie frazze, ma tu fammi una carezza. Dolci di nonna Vincenza. Alessandro, dicevamo appunto che parlavamo dell'amore per la tradizione e del fatto che quindi la nonnina Vincenza quindi aveva imparato l'arte del fare i dolci da queste suore, quindi da una tradizione comunque di paese. Com'è nata poi la possibilità, come si è tramutata in scelta di fare di questo un mestiere ed un'azienda di gestione che parte comunque da una gestione familiare, ma che si è ampliata enormemente? Il mestiere parte dalla trasmissione di come faceva di come fa i dolci mia mamma, e poi man mano creare il business e dare la possibilità a tutti quanti, a tutto il mondo, di assaggiare i nostri dolci. Certo, ma una curiosità, quando voi eravate più piccolini, più piccini, e vedevate vostra madre che quindi faceva comunque i dolci, che curiosità avevate? Cioè l'aiutavate oppure era una cosa che magari pensavate di accostarvi ma più di tanto? No, giocavamo tutti, insomma facevamo tutti i dolci, poi insomma eravamo tutti... Alessandro, tutti addentrati, tutti insomma ci coinvolgevo bene o male mia mamma ad aiutarla, no? Quindi passavate anche pomeriggi, sì, così? Pomeriggi, mattinate, di sera, tardi, fin quando portava a termine questi dolci, perché eravamo in tanti. Sì, sì. E quindi era anche un modo per coinvolgere, perché sì, io per esempio con i miei figli faccio pure mi coinvolgo ed ma è poi, molto sai, un modo bello. La sera noi andavamo a letto perché naturalmente si faceva aiutare. Allora questi dolci quando siamo arrivati a Catania, mia mamma li faceva per gli amici, solo ed esclusivamente per gli amici. Allora noi andavamo, aiutavamo fino a una certa ora, poi lei restava con questa signora, la signora Pina, che l'aiutava, e c'era tutto ancora da... Magicamente quando ci alzavamo c'erano tutte queste cassatelle sul tavolo, che erano una cosa speciale. Quindi è una veramente... Il profumo, una immagino. Sì, in quella notte succedeva la magia, veramente. E quindi io mi ricordo queste cose con quegli odori di cui ho parlato prima. E quindi poi ancora più forte la motivazione, perché da questo si è arrivato invece ad una realtà quindi aziendale, perché nel 96 sì. Avete deciso quindi di aprire il primo negozio a Piazza San Placido. Allora mio fratello ha detto questo, la voglia di fare gustare i nostri dolci, e poi il discorso imprenditoriale nasce dal fatto che questi amici di nostri aumentavano sempre di più, me le fai 10 cassette, me le fai 100 cassette, me le fai 50. Allora era diventato un impegno troppo certo. grande per mia madre, che portavano gli ingredienti e mia madre faceva i prodotti, no? E quindi perché non apriamo una bella pasticceria con questi dolci? Ma la cosa bella è che proprio tutto quello che abbiamo detto finora, cioè questo comunque questa atmosfera familiare si ha tuttora comunque entrando anche nello stesso negozio, metti a Roma, perché ci sono dei punti vendita anche a Roma, e si entra in questo negozio dove tu sembra che in realtà stai proprio dentro casa tua, dentro la cucina di casa tua con tua madre che ti abbia appena sfornato le cassatelle. Ed è una cosa che veramente, questo credo che sia un grandissimo pregio della vostra azienda, perché chi entra si sente proprio a casa propria, legata alle tradizioni. E quindi vi faccio i miei complimenti. Sì, no, grazie.
Francesca, sì. Io invece volevo chiederti, del tuo album, qual è il testo, perché tu sei una cantautrice, sì. Tu componi la musica, il testo, suoni le percussioni, canti, sì. Insomma proprio a 360 gradi, davvero, un artista sì. A 360 gradi. Qual è il pezzo a cui sei più legata? È una domanda troppo difficile questa cui rispondere, perché comunque io sono legata proprio a questo progetto, che lo sento proprio come un figlio, quindi tutti i brani ovviamente sono riconducibili ad un ricordo, ad un'emozione, e sono tutti alla stessa intensità. Sicuramente è un brano che mi ha portato tantissima fortuna e tanta soddisfazione, è stato proprio Jetta Vuci che dà titolo all'album. Che appunto ha meritato i riconoscimenti, addetta ovviamente anche del pubblico di Cagliari, che ci ha accolto durante il premio Parodi, ha meritato proprio questi riconoscimenti, premio della critica, premio della musica per il miglior testo, e anche il premio singolare dei bambini, ecco. Che proprio in termini di tradizione c'è da ben sperare se insomma la mia musica piace ai bambini. Ecco, ma una promessa annunciata, piccoli, sei Francesca. Già annunciata, è stato un orgoglio veramente fortissimo. Vedere che i bambini fin da piccoli amano il dialetto, certo. Lo ascoltano, lo apprendono come una come lingua, no. come si deve fare con le lingue. Tra l'altro anche tu vivi la condivisione di una realtà artistica familiare, perché comunque sì. Anche tuo fratello Mario Incudine fa il tuo stesso mestiere, quindi come vivete questo rapporto tutte e due? Cioè c'è un rapporto di collaborazione, oppure con lui a volte invece non ti trovi? Com'è? Sono semplicemente sua sorella, cioè nel senso è una cosa speciale ed è una cosa unica, e quindi ed è inevitabile il confronto, la collaborazione, la condivisione di immagini, di storie, di emozioni e di sentimenti, è inevitabile sia per la sua di carriera che per la mia di scrittura artistica. E, fin da quando cresci da piccola dentro un'atmosfera così familiare, certo, comunque sicuramente i vostri genitori sono riusciti anche ad alimentare, a unirvi anche in questo, sì. Nell'amore per la musica e anche nella crescita professionale. Sì, I brani sono uno più bello dell'altro. Io ho ascoltato tutto l'album, adesso andiamo in passaggio pubblicitario e dopo andremo ad ascoltare Posidonia. Hello? Pro-bro. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Vaccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? Centro Residenziale Anziani Veteres. Attività di animazione, psicologa, pet therapy, fisioterapia di gruppo, assistenza medica specialistica geriatrica. Centro Residenziale Anziani Veteres. In via Trovato 34, San Giovanni La Punta, e in via Padre Recupero 16, Pedara, Catania. Telefono 095 741 5076 e 366 95 48 717. Assonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711.
Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. C'è un gran chiano, ma l'acqua si cuggiava in già un respiro. Ogni montata è pure ogni pinnino, non so si strati prima chi ne vita. Di pisci lisci come sto fessita. Ora ci sono pianti che su specchio, di che ti pare stare uno all'asciutto. E le isole di Adriatico orientali, su pezzi di montagne aiuta mali. E affondano in mezzo di labissi, sosciati in fondo mali. Sono passi e servono chi buoni e buon coraggio, cori potenti e fedi selvaggio, servi anima forti picciuvari, a Posidonia un fondo dei lumari. È pianta che fa frutti come olivi, lassa l'unne e poli lassa iri, in cialli ruttamati di li pisci, serve suo figlio e gioco poli crisci, Posidonia la chiama un re domari, di la Sardegna terri Costantini, di Maiorca, Bucurra e Corfù, per trovarla ci vuole coraggio gioventù, e servono chi buoni e buon coraggio, cori potenti e peli selvaggio, servi anima forti picciuvari. Posidonia in fondo dei lumari, e servono anche buoni e buon coraggio, cori potenti e fedi selvaggio, servi anima forti picciuvari, a Posidonia in fondo dei lumari. I dolci di nonna Vincenza, amore per la tradizione e passione per i dolci. Alessandro, parliamo un po' di questi prodotti meravigliosi che producete. Ce ne sono davvero di tante tipologie, dalle torte ai biscotti e tutti appunto che si legano alla tradizione del territorio siciliano. Non solo di Agira, ma anche ho visto di Bronte. Sì, un po' abbiamo spaziato sulla tradizione siciliana dei dolci per dare la possibilità a tutti quanti, ripeto ancora, di scegliere ciò che si vuole. Poi sempre nel rispetto delle ricette, abbiamo fatto un'innovazione di, voglio precisare questo, di calo degli zuccheri. Ah. Abbiamo abbassato gli zuccheri del 30% perché ormai il palato moderno non è facile assimilare il dolce. Io sto curiosando nel sito www.dolcidinonnavincenza.it. Collegatevi su questo sito meraviglioso perché davvero potete vedere tutti i prodotti al completo. C'è per esempio questo biscotto Buccellati di Agira. Gli ingredienti sono molto semplici: farina 00, strutto, uova, zucchero, acqua. Perché quindi tu mi stavi accennando alla scelta di dover abbassare quindi la quantità di zuccheri? Sì, l'abbiamo abbassata già. Perché se prendiamo una ricetta antichissima con gli zuccheri che c'erano una volta, non riusciamo più a mangiarla, è troppo zuccherato. Troppo zuccherato. Parlando del buccellato, poi ha un agglomerato di ingredienti
eccezionali che partono dal pistacchio, dalla mandorla, dalle nocciole, dalle noci, c'è il cioccolato, c'è il miele, c'è fichi secchi, uva sultanina, c'è tutto. Tra l'altro voi diciamo selezionate questi ingredienti a monte, perché sono tutti ovviamente ingredienti che fanno che vengono proprio provengono dal nostro entroterra, cioè sono prodotti quali appunto le mandorle, i pistacchi, quindi i pistacchi sono quelli di Bronte. Di nostra produzione oltretutto, abbiamo pure le piantagioni noi. Esattamente, quindi volevo anche proprio far capire questo, la genuinità proprio del prodotto. E adesso che siamo in prossimità delle feste agatine, naturalmente il prodotto che viene offerto sul mercato sono le olivette di Sant'Agata. Le olivette di Sant'Agata è la tradizione tipica di Sant'Agata, con le varie varianti che facciamo al cioccolato, il cioccolato bianco, e sono richiestissimi. Oltretutto da noi li trovate tutto l'anno, perché ripetiamo, è la tradizione, quindi cerchiamo di avere il prodotto tutto l'anno. Ci sono anche altri dolci legati alla festa? Sì. Naturalmente c'è il torrone, credo che sia quello nell'immaginario il collettivo torrone, che già, ci ricordiamo tutti quanti. Immaginiamo il profumo del torrone, esatto. C'è il torrone gelato, c'è la cassatina di Agira, come poco fa. Le minne di Sant'Agata, le minne proprio. E basta, poi questi quattro prodotti che sono più... Questi sono quelli che vanno per la noi i ceri, i messali pure. Il messale è un libro fatto di cioccolato e torrone. Buonissimo. Che ricorda il messale di Sant'Agata. Con l'immagine di Sant'Agata, molto bene. Adesso volevo chiedervi com'è nata, cioè, la possibilità di aprire anche dei punti vendita fuori, perché sapete che appunto Nonna Vincenza ha i suoi punti vendita non solo a Catania ma anche in altre città come per esempio Bologna e Roma. A Roma è in via Arco del Monte, che tra l'altro sì, è anche il mio preferito perché è vicino a Campo dei Fiori, sì. E quindi come si è realizzata questa possibilità? Si è realizzata dopo tanti viaggi con mio fratello che volevamo aprire a Roma, e finalmente il nostro sogno si è realizzato, dando di nuovo la possibilità più vicina possibile a tutti quanti di accedere nei nostri dolci, nel nostro armadione ricco di dolci. E siamo là con grande successo, grazie a Dio. E stiamo andando avanti per Bologna, nuova apertura a Milano, Torino, quindi stiamo cercando di coinvolgere tutta l'Italia nei nostri negozi. A Roma l'altro punto vendita è in piazza Montecitorio 116, e poi oltretutto so che esportate i vostri prodotti anche in altri paesi europei, come per esempio la Svizzera, la Spagna. Sì, sì. Il mercato quindi diciamo europeo come ha risposto? Il mercato europeo ha risposto molto molto bene su alcuni prodotti, naturalmente, non su tutti. In particolare in Svizzera abbiamo esportato all'inizio tutta la produzione, ma poi diciamo si è limitata la richiesta continuativa a determinati prodotti, soprattutto ai liquori, al rosolio di limone. Il rosolio è molto venduto. Ah, il rosolio di limone, sì, quindi è quello, sì, ma ce ne sì, sono sì, tanti altri. C'è anche sì, il rosolio e fichi d'India. Sì, fichi d'India, all'alloro, al finocchietto, alle fragoline di bosco di Maletto. Ecco, quello mio preferito è quello alla salvia, invece, alla che salvia. Vi prego di comprarlo, di assaggiarlo, perché è qualcosa di favoloso. Francesca, il mercato spagnolo è un mercato in cui ti sei confrontata anche tu, perché so che lavori, hai fatto concerti in Spagna. Sì, in Portogallo. Ah, sì. In Portogallo, sì, in Portogallo. Sì, sì, sì. Sì, il Portogallo è arrivato proprio a settembre del 2013 grazie all'esperienza dell'orchestra Sette Sois, diretta dal direttore artistico Marco Abbondanza e da un direttore musicale proprio portoghese. È stata un'esperienza bellissima perché mette insieme diverse personalità artistiche differenti da diverse parti, provenienti da diverse parti del mondo. Io rappresento lì la Sicilia, quindi è per me
un onore poter portare, a proposito di tradizioni, le tradizioni e condividerle anche con altri popoli. Tra l'altro so che ci sono due brani che sono rimasti, hanno avuto molto successo all'interno della top 10 della radio catalana, appunto. Sì, per due mesi due brani, Curi e Iettavuci, sono stati nella top 10 di una delle più famose radio catalane, e rimanere in top 10 per due mesi è sicuramente un gran successo. Allora andiamo ad ascoltare adesso invece Disiu d'Amuri. Disiu d'Amuri mi venne a cercare, con vento forte mi venne a picchiare, un momento, un'ora, un giorno, e il lume cori stanco ti veniste a rubare. Mi lasso innamorare, mi lasso accarezzare, ti lasso innamorare, ti lasso accarezzare, di sto mare senza lunni, di ste mani senza affanni, di ste occhi senza inganni. C'è tempo a te di lasciare si seccare. Scoponati come corpi di tamura, capa peggio arrossicchiata, profumata di cannella. Venne lo tempo di fare l'amore, questo è lo tempo che mi fa cantare e cantare. Cantare menci e brucia la frevi, sento caldo e freddo, cimuri e sudori, c'è sempre c'è. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Mario Christmas. Le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. Vuoi rinfrescarti le idee? Rinfrescati prima la gola. Passa da Chiosco Bar Valverde,
le migliori granite e la loro specialità, il misto frutta. Claudio vi aspetta in Piazza Livatino, Valverde, Catania. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. I dolci di Nonna Vincenza è l'azienda che ci accompagna questa mattina nel viaggio nella tradizione siciliana. Paolo, parliamo adesso di futuro, di progetti futuri all'interno della vostra azienda. Quali sono i prodotti che pensate di dover comunque mettere nel mercato, se avete delle idee che volete comunque portare a termine e realizzare? Allora, i nostri progetti sono molto, ma molto ambiziosi, e i prodotti saranno sempre quelli soliti, tradizionali, magari ripetuti, come diceva mio fratello, tenendo conto di questa nuova esigenza di abbassare gli zuccheri, comunque di mettere degli ingredienti, tra virgolette, più moderni, ecco. Certo. E poi stiamo rivolgendo un'attenzione anche per i prodotti da attenzionare, soprattutto per quanto riguarda i celiaci, che insomma c'è molta richiesta, e poi per noi diventa un motivo, un vanto, una cosa che sentiamo veramente di fare, di abbracciare questa parte, diciamo, del sociale che ci interessa moltissimo. Il laboratorio è quasi finito a Roma, e quindi da Roma poi distribuiremo in tutti i punti vendita. E questa è un'operazione davvero pregevole, che la vostra azienda, che produce appunto dei dolci, pensi comunque, abbia la sensibilità di pensare anche ad una parte dell'utenza, del mercato vostro, che comunque si accosta, diciamo, a piccoli passi, ovviamente, sì, nel discorso dolciario. E quindi questo mi fa veramente molto, molto onore. Noi vogliamo, noi il nostro sogno è quello che tutti quanti devono mangiare i dolci come quando li mangiavano dalla nonna, senza crearsi troppe fisime e troppi problemi. Cioè, non ci dimentichiamo che, diciamo, il dolce è nutrimento, ma è anche gratificazione. Cioè, per noi italiani, siciliani, il cibo è nutrimento e gratificazione. Lasciamo stare queste diete, tutte queste cose che ci ostacolano la vita di tutti i giorni. No, non me lo mangio stress, questo, infatti, perché mi riempio qua e poi devo fare. È lo stile di vita che dobbiamo cambiare. Cioè, io sfido chiunque a mangiare dei dolci e a stare fermo, anche se la persona più magra diventerà grassa, e viceversa, la persona che mangia dolci, mangia pasta, mangia tutte le cose buone che noi produciamo e si muove, quello non avrà mai problemi di linea e neanche di salute. È lo stile di vita che va modificato. Quindi non è una... cioè, perché praticamente succede che io mi accorgo, no, stando nei negozi, perché a me piace vivere nel negozio, il cliente, noi ascoltiamo molti clienti. Allora, no, questa no, ma signora, ma si mangia un bel cannolo, dai. Certo. E poi la vedo che esce gioiosa, ecco, mi ricorda quando li mangiavo da mia nonna, che belle queste cose. Ecco, noi vogliamo questo, Nonna Vincenza, è gioia, è felicità, non è soltanto business, perché solo il business a noi non interessa. Sono, cioè, pienamente d'accordo. Tu, quella cosa che dicevi tu della praticamente dell'atmosfera, quella è una cosa a cui noi teniamo particolarmente, perché noi non possiamo, cioè, per noi sono tre le cose fondamentali. Possiamo parlare di un accordo perfetto, in cui alla base, alla prima nota, c'è la qualità dei dolci, questo, assolutamente. Poi ci sono le persone che si occupano di confezionare questi dolci, di servire i clienti, eccetera, eccetera, di presentarli, attenzione massima, perché le persone fanno sempre la differenza. E poi le location accattivanti, che ricordano un po' questa atmosfera della nonna, dove un cliente, nipotino di Nonna Vincenza, entra là e si deve sentire proprio cullato, si deve sentire coccolato, come quando andava dalla nonna, e non ti deve preoccupare di mangiarti un dolce, perché la nonna ti può dare cose solamente genuine.
È vero, ed è questa la sensazione che si ha, non è solo una sensazione, è la verità, perché quando entri è la gioia, come ha detto lui. Io quando sono a Roma e sono in chiaramente fuori casa, però sono in zona Campo dei Fiori, dico Campo dei Fiori perché quella è la zona che bazzico di più quando sono lì a Roma, però per me è un appuntamento comunque andare da nonna Vincenza, perché è il posto dove mi ritrovo veramente a casa mia. Questo mi fai un complimento bellissimo. E mi dà gioia, porti i miei amici, faccio conoscere questa bellissima realtà aziendale che è la vostra, che è davvero, che io ammiro moltissimo. Tra l'altro, riagganciandomi al tuo discorso, Paolo, proprio dicevo che è vero, noi dobbiamo modificare sicuramente il nostro stile di vita, ma non ci dobbiamo dimenticare che nel momento in cui noi mangiamo un prodotto di qualità, non possiamo avere paura di ingrassare o non possiamo, diciamo, limitarci, non ha veramente senso, davvero. Assolutamente. Quindi, a proposito di progetti, Francesca, invece, i tuoi progetti futuri, so che adesso dovrai andare anche tu a Roma, sì, all'Auditorium il 12 di febbraio per un concerto, che sarà il tuo concerto che riguarda proprio appunto l'album Yetta Uci. Sì, il 12 febbraio ci sarà la presentazione ufficiale del disco, che appunto è uscito ai primi di gennaio. E sarà un appuntamento importante perché, diciamo, è il tempio della musica, l'Auditorium Parco della Musica, quindi è un appuntamento importante al quale seguiranno sicuramente tantissimi altri appuntamenti in Sicilia e non solo. Ritornerò in estate con l'orchestra del Portogallo in giro per l'Europa, per cui i progetti sono veramente, veramente tanti e si sposano con il progetto Yetta Uci. Mi farò sentire in giro e sentirete parlare di me sicuramente. Assolutamente, ma già sono comunque sicuro. Il tuo nome circola abbastanza. E tra l'altro il Yetta Uci è anche legato lo spettacolo, cioè nel senso che hai una serie di piazze con cui dovrai andare per spettacolarizzare comunque questo album, no? Sì, assolutamente. Il concerto prende proprio spunto dalle canzoni e si costruisce proprio su questo messaggio. Fatti sentire, Yetta Uci di fatto significa questo: fatti sentire, non avere paura di dire, questa impellenza nella comunicazione che troppo spesso è celata dietro uno schermo, dietro un computer, invece vis-à-vis, fatti sentire, sono questa. Dobbiamo proprio, come diciamo anche noi in teatro, spaccare questa quarta parete e andare oltre la comunicazione. Io questo brano non l'ho selezionato appositamente perché lascio la curiosità ai nostri amici ascoltatori di comprare innanzitutto l'album e ascoltare questo meraviglioso brano che è Yetta Uci. Ma noi invece adesso andiamo a scoprirne un altro molto bello che si intitola Camino Sola. Camino sulla, camino montata, molto li pochi caso per la strada, lo sulle è freddo come una pecia, la sera scende come cutigiata. Camino sulla e mi conto le ghita, conto le mani calano stringiuto, penso alle pedi che sono scorciati, penso a me madre e sento la vita. Camino e penso a non camminare, di tanti armuzzi con sanguinieri, penso non come tirare a campari, muccioni sogni in un pezzo di pani. Sentite passare e gridare, è la miseria che li fa impazzire. Se li sentite sognare e sparare, se li sentite passare e gridare, è la miseria che li fa impazzire. Luttuosa
mazza, ciaco mammo te mammazza, carta mensa lumazzu, picchi meglio che mammuzzo, vecchia come una pezza, ciaco mammo te mammazza. Penso alle frazze che mi hanno abbracciato, penso agli amici che mai si inaggiuto, cammino allo fritto, mi già si incialossa la testa, cammina e la pelle si sfascia, lasciata si allonga, lo tempo si affurza, lo cuore si rompi, e la morte mi abbrazza, e la morte mi abbrazza. Mammuzzo, vecchia come una pezza, c'è come mammut e mammazza, carta mensa lumazzo, figli meglio come mammuzzo, vecchia come una pezza, c'è come mammut e mammazza. Sapori scrittori spaghetti a Detroit questa mattina con i dolci di nonna Vincenza. Siamo quasi in conclusione. Però volevo attenzionare i nostri ascoltatori rispetto al fatto che questa azienda, i dolci di nonna Vincenza, è stata sempre attenta ai riferimenti culturali, ha sempre sostenuto tutte le iniziative culturali, per esempio anche le presentazioni del libro di Giuseppina Torregrossa, appunto Il Conto delle Minne, che abbiamo, da cui abbiamo poco fa letto un piccolo passo che ci lega, che ci porta proprio alla tradizione e alla festa di Sant'Agata. Ma se visitate il sito www.dolcinonnavincenza.it, vedete che ci sono diverse iniziative legate anche alla scuola, quindi vengono proposte delle visite guidate e il mondo, diciamo, della produzione dolciaria è davvero un mondo che affascina tantissimo. Paolo, quali sono quindi le iniziative in cui siete stati coinvolti e perché? Perché avete sposato queste iniziative? Beh, noi crediamo fermamente che un'azienda deve interagire con il territorio, con gli enti, con le istituzioni sociali, scuole, ospedale, con il comune, e quindi da sempre siamo stati attenti a queste iniziative, anche quando, diciamo, in tempi poco sospetti, tra virgolette, quando i comuni, gli enti avevano i soldi per farle queste cose, noi abbiamo sempre supportato e sponsorizzato molti eventi, tra cui l'apertura delle cucine col comune, le cucine dei Benedettini, e, presentazione di libri, di mostre, di concerti. Ne abbiamo fatti veramente, veramente tanto. Mi è venuto questo in questo momento, ma non lo so, anche il concerto di Natale di 3 anni fa. Ce ne sono tantissime veramente, davvero, sempre presenti. Non abbiamo fatto mai una lista delle cose, perché li facciamo veramente con il cuore, senza dover dire abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro. Anche facciamo delle opere di beneficenza senza che nessuno sappia niente. Si capisce che sono spontanee fatte col cuore. Alessandro, siamo in conclusione, però volevo chiederti una piccola curiosità. Tu ti occupi della linea di produzione, c'è un prodotto che vorresti mettere sul mercato e che ancora non hai messo, un desiderio, un prodotto che ancora vorresti, non hai messo, un dolcetto e lo vorresti... Ce ne sono diverse, sono in maturazione per avere il gusto giusto e avere il successo che abbiamo avuto fino adesso. Quindi ancora ci riserverai tante sorprese. Senz'altro. Francesca, volevo chiederti la tua invece attenzione sul sociale rispetto alla tua musica. C'è un brano che si intitola? Si intitola Mi metto Usuli.
A proposito di collaborazioni intense e forti, il testo è proprio stato scritto da Mario Incudine, che è anche direttore artistico di questo lavoro, di questo CD, e quindi acquisisce ancora maggior valore proprio perché il punto di vista maschile che scrive su un tema così importante, che è quello sulla violenza delle donne, esattamente. Quindi per me è stata una grande sfida interpretare questo brano. Ricordo anche quindi che il CD è uscito proprio a gennaio ed è prodotto da Finisterre con la direzione artistica di Mario Incudine, e spero che possa essere un dono di noi siciliani, per i siciliani e non solo. Noi salutiamo e ringraziamo Francesca Incudine e diamo appuntamento a tutti i nostri amici ascoltatori al 12 febbraio a Roma all'Auditorium per ascoltare il suo meraviglioso concerto Ietta Uci. Grazie Francesca. Grazie a te Valeria. Paolo, non si può fare il vostro mestiere se non si ha amore non solo per la tradizione ma anche per la gente, per le persone, perché comunque il mangiare è sicuramente il saper mangiare è anche un atto d'amore. Quindi io personalmente ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio Alessandro per la vostra presenza qui in radio. C'è un saluto che tu vuoi fare a qualcuno in particolare? Sì. Allora, io ricordo che da quella mattina del 2 febbraio, quando abbiamo aperto, che eravamo io, mia mamma, i miei fratelli, le mie sorelle, adesso è nessun cliente, o comunque molti potenziali clienti. Ora abbiamo una bella azienda, grazie a Dio ancora mia mamma c'è, ci siamo tutti, però siamo tante persone, perché dietro il successo di un'azienda non ci sta soltanto nonna Vincenzo e i figli, ma ci stanno innanzitutto tutte le persone che hanno scelto i nostri dolci e che ci hanno seguito e supportato come veramente dei fans. E tutte le persone che ci aiutano tutti i giorni, che poi sono le persone, la nostra squadra, di cui io sono veramente fiero e sono contento di avere persone come quelle che ho, e li saluto tanto. Grazie di tutto. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Arrivederci da Valeria Contadino. Sapori, scrittori. Questo programma è offerto da Arti Sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas, le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. Centro residenziale anziani Veteres. Attività di animazione, psicologa, pet therapy, fisioterapia di gruppo, assistenza medica specialistica geriatrica. Centro residenziale anziani Veteres. In via Trovato 34, San Giovanni la Punta, e in via Padre Recupero 16, Pedara, Catania. Telefono 095 741 5076 e 366 95 48 717. Vaccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. Audio paintings on the tune, they do the sundown.